un po' di stanchezza, ma grazie per aver cominciato, grazie a Vicenni, grazie a mia madre, grazie alla mia lavanda, ovviamente molto interessante. Volevo soltanto, non tirare nessuna conclusione, vi propongo semplicemente un paio di riflessioni che sono queste. Allora, una è questa, magari come gli esteri con la villa è la cosa interessante che è venuta fuori, che ci sono anche dei problemi interni, che ci sono problemi interni, movimenti interni, eccetera, eccetera. Anche questo non è nuovissimo, come ricordato da Vicenni, l'avevamo già ai tempi di Hanukkah più o meno. Vuol dire che c'è un migrash che fa risalire i problemi interni con la Milà molto, molto in là, alla prima Milà. Allora all'inizio della parasha di Vayeram, Dio appare ad Avram, si rivela ad Avram nel campo, nel quel ceto di Mamre. La domanda è perché proprio lì? La risposta che dà Rashi è perché Mamre aveva dato un consiglio ad Avram sulla Bilà. Perché? Perché secondo il Midrash Avram aveva tre amici non ebrei, tra virgolette, parlare di ebrei non ebrei è un po' difficile, comunque non ebrei, e chiede a questi tre amici un consiglio sulla Bilà. E due di questi amici avevano consigliato di non farla. Soltanto un amico, che è Mamre, gli consiglia di farla. Allora, è un migrash stranissimo. Perché è stranissimo? Uno, perché solo un amico di Avram consiglia di fare la Milà. Due, un migrash stranissimo perché Avram si pone la domanda. Che Avram si ponga il problema è stranissimo, che Avram ponga la domanda è stranissimo, che abbia bisogno di un consiglio è stranissimo. Ci sono varie spiegazioni sulla domanda, eccetera, eccetera. C'è stata una spiegazione di un grande maestro del Novecento, un grande maestro del fascismo del Novecento, che è lo Sfatenet, che dice che Avram si poneva un problema di rapporto con gli altri. La Milà è un segno molto forte identitario, la Milà è un segno di separazione rispetto al mondo esterno, è un'impronta che viene messa nel proprio corpo. La domanda di Avram è se poteva continuare la sua opera di Chesed nei confronti del mondo, separandosi dal mondo. Questa era la domanda di Avram. E l'unico che gli risponde di sì è Mamre. L'unico che gli risponde è che un segno di separazione può essere compatibile con un'opera nel mondo è Mamre. Quindi il problema è un problema antico ed è un problema che ci portiamo dietro. Un'ultimissima cosa, me l'ha fatto venire adesso prima vedere quando ha citato come c'è Norimberga? Codice Norimberga. Sì, no, devo stare cercando con Norimberga perché fa bene mettere altre cose, vedo in mente altre cose. Allora, e si parla di integrità del corpo. Quello che mi ha fatto venire in mente quando ho sentito la parola integrità del corpo è che anche se a proposito della Milà si parla di integrità, quando a Avram viene comandata la Milà viene detto procedi davanti a me e sii integro, vietamin. Credo che in questo ci sia una differenza notevole. Da una parte si parla di un'integrità da tutelare, dall'altra invece si parla di un processo che porta all'integrità. Non esiste un'integrità a priori, il corpo addirittura non è integro, il corpo non circonciso non è integro, ma un'integrità da conquistare, è il processo che porta all'integrità. Credo che questa sia una differenza culturale notevole, un punto di partenza importante. Da noi l'integrità va conquistata, da noi l'integrità è un processo che non è dato per scontato, ma che si deve conquistare.